Si è appena conclusa la terza edizione del Festival delle Migrazioni. Oltre 100 ospiti si sono ritrovati a Torino per 21 eventi in 6 giorni organizzati dalle compagnie torinesi Acti Teatri Indipendenti, Alma Teatro e Tedacà. Perché queste tre compagnie si sono messe a ragionare su che cosa vuol dire parlare di migrazioni in termini non stereotipati. Diciamo che l'obiettivo principale del festival è proprio quello di approfondire e di dare, diciamo, il senso della complessità di quello che succede. Il teatro anche quest'anno è stato uno degli elementi caratterizzanti della rassegna. Poi si è parlato di lavoro con il tema dell'inclusione e di ambiente. Si è affrontato anche il tema dell'Afghanistan e della drammatica situazione degli sbarchi. Allora, la presenza, diciamo, il lavoro che in questi anni le chiese evangeliche fanno è una presenza nei luoghi più scomodi, nei luoghi di frontiera. Siamo presenti al molo di Lampedusa al momento degli arrivi, siamo presenti in diversi paesi con i corridoi umanitari, siamo presenti in alcuni luoghi di accoglienza in Italia e ogni persona ha valore al di là delle etichette che le vengono attribuite. Si è parlato da un lato di salvataggio in mare e dall'altro di corridoi umanitari, che sono, come dire, uno lo rovescio della stessa medaglia. Nel senso che noi andiamo a fare una supplenza che gli stati non fanno, ma soprattutto andiamo a coprire un problema che i corridoi umanitari, se realizzati su ampia scala, risolverebbero, cioè il fatto che le persone avessero vie legali di accesso e quindi non rischiassero, non corressero questo rischio della roulette russa, del passaggio del deserto, magari della situazione della Libia, di vivere in Libia in quelle condizioni e poi del passaggio al Mediterraneo, che è uno dei momenti più delicati e più rischiosi. La riflessione si è soffermata anche intorno al linguaggio che si usa quando si parla di migrazione. Analisi fatta da Carta di Roma, io faccio giornalista nella vita e quindi, come dire, abbia confermato che continua il problema di un mondo dell'informazione che è molto disattento, molto approssimativo, che usa le parole sbagliate e i concetti sbagliati. Spesso. Le parole che i media non dovrebbero più utilizzare quando parlano di migrazione sono clandestino, in primis, sono invasione, emergenza. E ce ne sono tante che appunto creano nell'immaginario collettivo una percezione dell'immigrazione che non corrisponde assolutamente poi alla realtà di quello che è il fenomeno e rischiano di fare più danni che aiutare a magari instaurare un dialogo che possa essere un po' più costruttivo e che miri anche poi ad affrontare la questione migratoria in maniera con una visione per il futuro e non mettendo sempre dei tappabuchi, risolvendo dei problemi temporaneamente, cosa che invece facciamo quando ci ritroviamo in una situazione appunto di emergenza. Parole che abbiamo il compito di decostruire costantemente, con una riflessione, con la pratica anche quotidiana, nel lavoro che facciamo insieme ad altre persone della società civile. Non ci sono professionisti e basta, ma ci sono i territori, le realtà locali, le associazioni, le chiese, le comunità, insieme dobbiamo fare questo lavoro di decostruzione e decolonizzazione costante.